Carissimi amici, ben ritrovati a tutti per una nuova puntata del ciclo di catechesi Adamo e la vita nella Divina Volontà, che è giunto alla 30ª puntata. E anche questa sera ci apprestiamo a compiere un viaggio bello, potrei dire per certi aspetti avvincente, e un viaggio, chiamiamolo di cielo, paradisiaco. Come sempre, gli scritti ci porteranno in questo spaccato degli scritti del Libro di Cielo, che parlano appunto della condizione dell'uomo ai tempi delle origini, quindi com'era la vita di Adamo prima della colpa, com'era il rapporto tra il Signore, tra il Creatore e i nostri progenitori, cosa è successo e tante altre cose. Ecco, questa sera ci porteranno di nuovo abbastanza in alto. Ci sono alcuni passaggi con dei brani che, con l'aiuto del Signore, cercheremo di leggere e meditare insieme, che sono davvero belli. Insomma, per me stesso, ecco, quando preparavo questa piccola conversazione, alcuni tratti sono stati una sorpresa. Ecco, adesso non voglio anticipare nulla, insomma, specialmente un passaggio del secondo dei brani che leggeremo, perché non contiene assolutamente nulla di nuovo rispetto a quello che già si sa, però è una di quelle solite, come dire, puntualizzazioni, specificazioni, ecco, non infrequenti in questi scritti, che lasciano nella gioia, che lasciano contenti, insomma, che danno veramente molto su cui riflettere, anche per conoscere un po' meglio il mistero di Dio. Allora, questa sera vedremo, se Dio vuole, sicuramente due, forse tre brani, tutti tratti dal volume 28, che è un volume molto molto ricco, insomma, su questo tema. Ci avremo almeno 7-8 brani, insomma, dove si parla di Adamo. Non è un caso che il discorso su Adamo si vada un pochino intensificando mano a mano che si aumenta, diciamo così, ci si avvicina al volume 36esimo, perché qui si entra in alcuni tratti fondamentali e caratteristici anche di quella che è la divina volontà. Perché per comprendere bene la divina volontà occorre comprendere bene, per quanto possibile, alcuni tratti salienti, ecco, delle cose che Gesù ha voluto dire, e che prima si conoscevano in maniera, come dire, abbastanza generica, non del tutto chiara. Quindi vedremo in particolare, appunto, questi tre brani del volume 28. Cominciamo subito, ecco, senza dilungarci in troppo prolisse introduzioni, con la lettura e il commento del primo, che è tratto dal 28° volume, 26 febbraio del 1930. Il testo dice così: dopo ciò seguivo il mio giro nel fiat divino, e giunta nell'Eden mi sono soffermata a pensare all'amore scambievole tra Dio e l'Adamo innocente. A come la divinità, non trovando alcun intoppo da parte dell'uomo, si riversava a torrenti su di lui e col suo amore lo rapiva a sé con dolci attrattive, facendogli sentire la sua voce tutta suavità, che gli diceva: figlio, ti amo assai. E Adamo, ferito e rapito dall'eterno amore, ripeteva il suo ritornello: ti amo, ti amo. E slanciandosi nelle braccia del suo creatore, si stringeva tanto che non sapeva distaccarsi dall'unico amore che conosceva e viveva solo per amarlo. Io farei subito una prima sosta, insomma, perché non so l'impressione che destano queste cose, ecco, in cuori e coscienze diverse dal mio, no? Perché non siamo tutti quanti diversi. Io, sinceramente, quando sento queste cose, rimango, come dire, estasiato. Cioè, sentire Gesù,
dire che all'inizio, quindi nell'Eden, no? Quindi in questo luogo benedetto, che non è altro che il luogo paradisiaco dell'amicizia e della conoscenza dell'amore di Dio, sentire Gesù che dice: il nostro amore che non aveva intoppi si riversava a torrenti su di lui. Quindi proviamo a immaginarci, no? A rappresentarci questa scena, essere inondati dal torrente dell'amore con la A maiuscola, insomma, perché l'amore divino è lo stato puro. Immagine bellissima, no? Si riversava a torrenti su di lui. Ancora, col suo amore lo rapiva a sé. I mistici hanno parlato, insomma, delle esperienze straordinarie dei rapimenti. Adesso, chi è tra quelli che amano il Signore? Sapete, le grazie straordinarie non si possono desiderare. Io però scherzando dico sempre, si possono sognare, no? Chi di noi non vorrebbe essere rapito in estasi e trovarsi dinanzi al nostro Signore Gesù Cristo? O dinanzi alla Madonna, è vero, cioè, penso che, come sogno, quindi non vogliamo trasgredire le indicazioni di San Giovanni della Croce, quindi è vero che i sogni sono desideri, ma sono desideri irrealizzabili, no? Perché i sogni sono sempre sogni, no? Eppure Adamo viveva questo, lo rapiva a sé con dolci attrattive, facendogli sentire la sua voce, tutta la sua vita. Come sarà la voce dell'Altissimo? Amici miei, come sarà la voce dolcissima e bellissima di Dio? Se chi ha sentito la voce di Gesù e della Madonna dal vivo, dicono che soltanto la voce di Gesù e della Madonna, cioè del Verbo incarnato e della creatura più pura che esiste, se solo tu senti il timbro della voce, prova un godimento così tanto perché è una cosa, come dire, non descrivibile quanto è bello sentire la voce di Gesù e di Maria, no? Anche il timbro, anche il modo di parlare, no? Così pieno di grazia, così pieno di dolcezza. Che cosa sarà stato sentire la voce di Dio in persona, che gli ripeteva: figlio, ti amo assai. Cioè, queste sono scene, a mio modestissimo avviso, anzitutto proprio da contemplare, quindi da lasciarsi prendere dalla bellezza, dalla suavità, provare a immaginare per quanto sia difficile per noi, no? Molto difficile per noi. Però, figlio, ti amo assai, detto dalla voce di Dio. E Adamo, ferito e rapito dall'eterno amore. Questo discorso della ferita, no? I mistici, ancora San Giovanni della Croce, Santa Teresa, eccetera, parlano della ferita d'amore. Santa Teresa addirittura fu trasverberata, cioè veramente è partita una freccia da parte di Gesù e l'ha proprio colpita, gli ha trapassato il costato e l'ha colpita sul cuore, veramente, non metaforicamente, no? Quindi rapito e ferito d'amore, come sarà sentirsi rapiti e feriti dall'eterno amore? Penso che possa essere una cosa abbastanza bella, sto utilizzando dei voluti eufemismi riduttivi, diciamo così, no? Rapito e ferito dall'eterno amore, ripeteva il suo ritornello: ti amo, e slanciandosi nelle braccia del suo creatore. Noi immaginiamo forse Dio, no? In maniera, come dire, eterea. Anche qui sarebbe bello entrare tutte quante le teste di coloro che o in diretta adesso su Facebook, su Instagram, stanno ascoltando questa cosa o ascolteranno il podcast in differita oppure nel video, no? Ma tu come te lo immagini Dio? Che è un essere etereo. Qui Gesù, Adamo dice Gesù dice che si slanciava nelle braccia del suo creatore. È chiaro, lo sentiremo dire, no? Che Dio non ha sensi ed è purissimo spirito. Però si può abbracciare, si slancia nelle braccia del suo creatore. Si può vedere, Adamo lo vedeva. E si stringeva tanto che non sapeva distaccarsi dall'unico amore che conosceva e viveva solo per amarlo.
Adamo abbracciato al suo creatore. È un'immagine bellissima. Ma mentre la mia mente prosegue la lettura, no? Ecco, noi rimaniamo, come dire, innanzitutto in contemplazione. Queste sono cose belle. Questi sono scritti di cielo perché ci fanno, in un certo modo, ecco, toccare un pochino il cielo con un dito. Mentre la mia mente si perdeva in questo scambievole amore di Dio e della creatura, la mia mente si perdeva. Cioè, Luisa assiste a queste cose e rimane lei stessa a sua volta a bocca aperta, cioè sentire queste cose. Cioè, che facevano Dio e Adamo? Facevano questo. Dio che si riversa a torrenti, lo ubriaca quasi di amore, lo rapisce a sé e con dolci attrattive. E con la voce soavissima, che non ce la possa, gli dice: ti amo, figlio, ti amo assai. E Adamo, ferito e rapito dall'amore, ripete il suo ritornello: ti amo e ti amo. Si slancia nelle braccia del creatore e si stringe tanto che non sapeva staccarsi. Questa è tanta roba, questa qui è. Quindi, per forza che la sua mente si perdeva, dice Luisa, in questo scambievole amore di Dio e della creatura, il mio dolce Gesù, tutta bontà, mi ha detto: ma qui sta da sentirle queste parole. Figlia mia, che dolce ricordo è la creazione dell'uomo. Gesù dice queste cose. Lui era felice e noi pure. Sentivamo il frutto della felicità dell'opera nostra. Sentivamo tale gusto nell'amarlo e nell'essere riamati. Io non so chi ascolta queste cose, ripeto, non sto nelle menti e nei cuori del prossimo, però a me proprio personalmente, proprio parlo come uomo, come cristiano, oltre che come sacerdote, a me soltanto il pensiero che Dio possa essere felice di me, del mio amore, a me soltanto questo pensiero qui mi manda, come dire, mi manda in... Io la chiamo scherzando, in estasi cosciente, dico: ma è possibile una cosa di questo genere? Cioè, che Dio può essere, come dire, contento di me, può sentire gusto nell'amarmi, proviamo a personalizzarla questa cosa, no? E nell'essere riamato da me, capito? Da me. Adamo era semplicemente il capostipite della razza umana. Certamente stava ancora in situazione di pienezza di grazia, era ancora perfettissimo, non è ancora peccato, però il suo essere è un essere come il nostro, è un uomo, è una creatura, è il capostipite della razza umana. E Gesù dice che dolce ricordo la creazione dell'uomo, perché tutto quanto questo giro poi, questo giro di amore, questa dialettica di amore, questo rapporto di amore tra il creatore e la creatura, noi l'abbiamo interrotto. Dio non ci ha mai messo punto, noi l'abbiamo messo punto, non lui. Anzi, lui vorrebbe riaprirlo, d'accordo? E tutto quello che dice e che ha spiegato, insomma, Luisa, è il suo, la sua volontà di riaprire questi canali, il suo tentativo di riaprirlo e come l'opera stessa della redenzione che lui ha compiuto sia funzionale a questa pienezza, cioè non gli basta aver redento l'uomo, quindi aver restituito una vita più o meno che con tanta fatica si può barcamenare e raggiungere la salvezza, ma vuole riportarlo a questa pienezza di vita. Perché se c'è una cosa, a mio avviso, che può essere veramente ripristinata, come era nell'Eden, è questo intensissimo rapporto di amore tra il creatore e la creatura. Questo sì, non potrà essere possibile che diventiamo tutti quanti immortali come era Adamo. Non credo, insomma, almeno. D'accordo? O che non invecchiamo, o che non fatichiamo con il lavoro delle nostre mani, ma questa pienezza di vita, di gioia, di intimità profonda, personale, vissuta con Dio, questa è la prima cosa, a mio avviso, che avviene quando si comincia a vivere nella divina volontà. Proseguiamo sempre la lettura,
riprendo a leggere, la nostra volontà divina ce lo conservava fresco e bello e portandolo fra le sue braccia di luce ci faceva contemplare com'era bella l'opera da noi creata, il nostro caro figlio, e come figlio lo tenevamo in casa nostra nei nostri beni interminabili e per conseguenza come figlio faceva da padrone. Io vorrei invitare anche un attimo a riflettere su queste parole di Gesù. Com'era bella l'opera da noi creata, il nostro caro figlio. Nella divina volontà, diciamo così, se uno si fa attento alle cose che Gesù ci dice, non si scopre, non si conosce soltanto la bellezza, la grandezza di Dio, la sua autentica e più vera e più profonda natura, che è appunto quella dell'amore, un amore che non è più, come dire, un concetto, diciamo così, un attributo non meglio definito di Dio che serve soltanto a fare le solite prediche che sentiamo sempre dire, per carità, tutte vere, che Dio è amore, che Dio ci ama, eccetera, eccetera, che esiste Dio è amore, Dio mi ama, però io non lo vedo da nessuna parte, comunque vabbè, ci ama, va bene, bello, meglio che ci ama piuttosto che no, no? No, qui se ne fa, qui si tocca con mano questa cosa, ma si comincia a vivere. E però c'è anche un altro bel aspetto, cioè conoscendo proprio l'amore che Dio ha per te, non solo per la creatura in generale, per te, tu riscopri anche la tua bellezza. Ascoltiamo le parole di Gesù. La nostra volontà divina ce lo conservava fresco e bello e portandolo fra le sue braccia di luce ci faceva contemplare com'era bella l'opera da noi creata. Noi purtroppo siamo diventati un pochino bruttarelli nel senso, però in questo senso, perché la nostra condizione decaduta a causa della colpa d'origine e anche tutti quanti i guai che abbiamo combinato durante la vita, è come se mettessero una patina, come dire, una serie, cioè, hai visto quando fanno gli scavi, no? Che uno recupera a Pompei, li fanno in continuazione, ogni tanto scavano, esce fuori una stanza quasi integra con un dipinto, poi lasciamo perdere che sono dipinti pagani, insomma, però perfettamente conservato, no? Dobbiamo immaginarci che noi siamo diventati così, quindi si tratta semplicemente, cioè, però la bellezza di te come uomo non è andata perduta. E noi questa qui dobbiamo imparare a ricontemplarla in generale su ogni uomo e in particolare su di te. Sorprendersi anche ogni tanto, no? Che noi non ci pensiamo a tante cose. Io, per esempio, in questo momento sto parlando, cioè parlare è un miracolo. Cioè un miracolo, è un prodigio della creazione. Cioè, mentre io sto parlando, cioè, si attiva un tale processo meraviglioso, insomma, i neuroni, il cervello che parte, le corde vocali che si muovono in un certo modo, quindi, ma anche il prodigio del pensiero che si traduce in suono. Pensiamo anche a tutta quanta l'indefinita molteplicità delle lingue che ci stanno, quindi dei modi con cui gli esseri umani si. Cioè, sono tutte tante cose belle, capite, che fanno comprendere come questa intrinseca bellezza dell'uomo non può andare perduta. E Dio sempre quella guarda, continuando ad amarci anche nonostante come ci andiamo riducendo giorno in giorno. Cioè, l'immagine, per esempio, del peccato come gesto di distruzione del capolavoro che noi siamo, in questi scritti è evidentissima. Cioè, tu togli a Dio e anche a te stesso la gioia di poterti vedere bello come sei, perché ci sei. E ogni essere umano è diversamente bello nella sua unicità. Non esistono belli e brutti, o buoni o cattivi. Com'era bella l'opera da noi creata, proseguo la lettura, il nostro caro figlio. E come figlio lo tenevamo in casa nostra, nei nostri beni interminabili, e per conseguenza come figlio faceva da padrone.
Sarebbe stato contro la natura del nostro amore non far da fare da padrone a chi tanto amavamo e ci amava. Nel vero amore non c'è tuo e mio, ma tutto è in comune. Nel vero amore. Quindi, questo purtroppo è una condizione che abbiamo perduto e che dobbiamo ritrovare. Dice, ma Dio è un grandissimo Signore, oltre che essere il Signore. Quindi ti dà tutto e ti rende padrone a te di quello che è suo. E come te la compri, tra virgolette, che brutto termine, no? Ma per farci capire, insomma, questa divina proprietà? Con l'amore. Accogliendo l'amore che lui ha per te, ricambiando l'amore che lui ha per te. Basta. E poi a fargli far fare da padrone, continua sempre Gesù, niente ci veniva di male, anzi ci rallegrava, ci faceva sorridere, ci trastullava. Voi immaginate, cioè, il problema sempre è, ti immagini quanto, se Dio facesse un sorriso a causa tua, ci facessi fare un sorriso, sarebbe una bella cosa, no? Se Dio potesse dire, ma sai, mi sono trastullato con te, mi sono divertito a stare un pochino con te. Stanno tutte queste cose in questi scritti, eh? Penso che sarebbe, mi sono rallegrato a stare con te. Cioè, non è che te lo dice, cioè, pensiamo quanto siamo contenti quando una cosa di questo genere ce lo dice un essere umano, no? E mi hai fatto sorridere, sono stato bene con te, insomma. Gradevole la tua presenza, mi sono rallegrato per la tua compagnia, no? Quanto siamo contenti quando ce lo dice un essere umano? È normale, insomma, che siamo, dobbiamo essere contenti, insomma, no? E se te lo dicesse il nostro Signore? Beh, io penso che salterei dalla sedia, eh? Cioè, faremmo tutti quanti salti di gioia, presumo. O no? Proseguo, e poi come poteva non essere padrone se possedeva la nostra volontà divina che signoreggia tutto e domina tutto? Per non farlo padrone dovevamo mettere in servitù la nostra volontà, ciò che non poteva essere. Dove essa regna non esiste servitù, ma tutto è padronanza. Attenzione ai termini che Gesù usa, eh? Possedeva la nostra volontà. Quello che qui Gesù rivela tante volte è che la divina volontà è una vita che a noi si comunica, ed è vita di cielo. E che una volta che a noi si comunica, quella vita diventa nostro possesso, diventa cosa nostra. Avendo questo possesso, che non è altro che la stessa, Gesù spiega, insomma, no? Subito dopo dice, per non farlo padrone, dice, come poteva non essere padrone se possedeva la nostra volontà divina? Per non farlo padrone dovevamo mettere in servitù la nostra volontà, ciò che non poteva essere. Avere il possesso della volontà di Dio, della volontà divina, significa avere lo stesso possesso delle tre persone della Santissima Trinità. D'accordo? Che sono perfettamente accomunate dal possesso di questa unica, identica e medesima per tutte volontà divina. E non c'è nessun tipo di servitù, ma appunto solo padronanza. Perciò, fino a tanto che l'uomo visse il nostro fiat divino, dice Gesù, non conobbe servitù. Ma come? Peccò, sottraendosi al nostro volere divino, perdette la padronanza e si ridusse in servitù. E spiega, che cambiamento da figlio a servo? Perdette il comando sulle cose create, divenne il servo di tutto. L'uomo può ritirarsi dal nostro fiat divino. Si sentì scosso fin dalle fondamenta, sentì vacillante la sua stessa persona, provò che cos'è debolezza,
Si sentì servo di passioni che lo facevano vergognare di se stesso e giunse a perdere il suo dominio. Ecco il tratto tragico di questi. L'uomo si sottrae alla divina volontà e passa a Roma, dicono, ad essere da padrone Garzone. Da figlio a servo. Perde il comando sulle cose create. Le cose create a noi non ci obbediscono più, purtroppo. Io dico sempre, insomma, scherzando, no? Ma è mai possibile che, scherzando neanche troppo, no? Se io me ne vado in Africa, me ne vado nella savana, rimango da solo, se arriva un leone, me se magna. Ma il leone è meno di me, perché il leone è un animale, fa parte del regno animale. Nel libro della Genesi c'è scritto che io sono stato creato come il Signore del creato, io e tu che mi stai ascoltando. Se sono stato creato come il Signore del creato, come mai che il leone mi si avvicina e mi si magna? E se incontro, come si chiamano quei serpenti che si mangiano vive completamente le persone che se ne ingoiano vive? Come può accadere una cosa di questo genere? Perché noi non siamo più padroni. E com'è che non siamo più padroni, che le creature non ci obbediscono più? Perché abbiamo perso la vita della divina volontà, purtroppo. Non solo, e questo ne facciamo esperienza quotidiana, no? L'uomo si sente vacillante nella sua stessa persona. Prova che cos'è la debolezza. Chi è tra di noi che può dire che non si è mai sentito debole o che non avverte il senso della propria debolezza? Noi possiamo fare, come dire, i gradassi davanti al prossimo, giocare a fare Superman, no? A fare i superbi, gli orgogliosi, tutto quello che vogliamo, ma sappiamo benissimo che non è così. D'accordo? Non è così. La debolezza la sentiamo e come? E a vari livelli e in vari fondi, no? Si sentì servo di passioni che lo facevano vergognare di se stesso. E anche qui, ciascuno, io per primo, di coloro che ascoltano queste parole, entri nella propria coscienza e veda se in tutta la sua vita non abbia mai sentito, anche contro la propria volontà, l'insorgere di passioni, di sentimenti, orridi. Orridi, brutti. Proviamo a pensare, facciamo qualche esempio, no? Perché qualcuno diceva, era un politico eccellente, che l'invidia è un peccato che molti, anche tra i cattolici, commettono e quasi nessuno confessa. Confermo, io confermo da sacerdote, non si sente molto spesso in confessione il peccato di invidia, ma lo sapete perché? Perché se ci viene un pensiero di invidia, per esempio, l'invidia è una cosa proprio brutta, diciamocelo chiaramente. Cioè dire a se stesso sono invidioso è proprio una cosa brutta. Paradossalmente potrebbe fare meno vergogna dire ho avuto una debolezza sul versante della lussuria, perché vabbè, sono essere umano, uno potrebbe pensare, piuttosto che dirsi sono stato invidioso, sono stato geloso, sono stato meschino, ho voluto essere al centro della persona e mi sono al centro dell'attenzione e mi sono adombrato perché non mi ci hanno messo. Queste sono cose che purtroppo molto spesso ci capitano, ma le sentiamo. E vorremmo non sentirle e non le diciamo neanche a noi stessi e poi non le diciamo neanche al confessore, spesso e volentieri. Diciamo la verità, d'accordo? Diciamo la verità. Perché si sentì servo di passioni che lo facevano vergognare di se stesso. Non per niente, Papa Francesco, tante volte parlando del sacramento della confessione, ha detto: chiediamo al Signore la grazia di vergognarci. Magari. Magari.
Magari perché adesso lo dobbiamo fare fino a quando di necessità virtù, perché ci troviamo in questo modo, quindi non dobbiamo nasconderci come fecero Adamo ed Eva dopo il peccato originale. No? Adamo, dove sei? Ho avuto paura di te perché stavo nel giardino, ero nudo e mi sono andato a nascondere. Che ti vai a nascondere? Cioè, il Signore lo sa che siamo ridotti così e il Signore vuole che noi gli ostendiamo, le nostre miserevoli piaghe, anche quelle brutte passioni che ci fanno vergognare di noi stessi. E viviamo questa vergogna, viviamola, perché è terapeutica. E giunse a perdere il suo dominio. Noi non abbiamo, per esempio, spesso e volentieri, il dominio di noi stessi. Chi è che può dire che è così capace di controllarsi, di essere padrone dei suoi atti, di fare sempre la cosa giusta, di parlare sempre a tempo opportuno, di non fare mai una sciocchezza, insomma, no? Di sapere sempre tutto quello che si deve fare qui, adesso, al momento presente, come farlo. Avanti, si facciano avanti, insomma. Chi pensa di poter dire una cosa di questo genere che sarebbe una colossale sciocchezza, no? Allora, questa è l'eredità che ci portiamo dietro dall'essere usciti dal dominio della divina volontà. È chiaro che, a contrario, dicevano gli antichi giuristi, cosa possiamo sperare? Che rientrando nella divina volontà, questa realtà di passionalità incontrollata, di incapacità di dominare noi stessi, di passioni vergognose che si fanno sentire, di debolezze ataviche, vadano notevolmente diminuendo fino, Dio lo voglia, quasi o del tutto lo voglia ancora di più, a scomparire. Concludiamo la lettura. Sicché non ebbe più il suo potere come prima la forza, la luce, la grazia, la pace, ma le dovette mendicare con lacrime e preghiere dal suo creatore. Quindi, addio la forza, addio la luce, addio la grazia, addio la pace. Pensiamo specialmente alla pace, no? Chi di noi può dire fuori di una profonda vita intima di comunione con Dio, di poter vivere interiormente e profondamente, sono lontani da Dio, no? E che a volte ostentano tranquillità, felicità, spregiudicatezza, ecco. Bisogna fargli questa domanda: ma tu stai sempre in pace profonda con te stesso? Quella pace che non la perdi mai? Né per cause interne né per cause esterne? Hai sempre l'anima serena? Vediamo chi risponde di sì. Vediamo, proviamo. Eppure chi vive nella divina volontà, questa cosa la ritrova. E la ritrova al 100%. La pace diventa una sorta di appannaggio stabile, non la si perde mai più, mai. E attenzione che questa pace profonda è una o forse la spia più significativa e meno simulabile sia dall'umano che dal diabolico della presenza di Dio. Perché se Dio c'è, c'è la pace. Se Dio non c'è, la pace non c'è. E se la pace non c'è, Dio non c'è. Questi sono, cioè, non sono. Il cristianesimo, anche qui Papa Francesco ogni tanto fa qualche opportuna uscita, non è questione di teorie o di cose o di astrazioni. Queste sono cose molto, molto reali. Tu lo sai come campi.
E sul come campi non si possono fare troppe elucubrazioni o teorie. Devi soltanto essere disposto a dirti la verità, a prendere atto di come stanno le cose. Tutto qua. Vedi dunque che significa vivere nel mio volere divino, essere padrone. Attenzione, servo è chi fa la sua volontà. Attenzione, cosa è stato il peccato originale secondo il libro della Genesi? Qui io prego di ascoltare bene tutti quanti, ma non perché, cioè, io lo dico proprio, io se potessi sottrarmi da queste cose e fare altro lo farei, no? Parlando alle persone, parlo anzitutto a me, d'accordo? Cioè, qual è stato il grande inganno con cui l'uomo è caduto? Staccati da Dio che finalmente starai bene. Cioè, sarai libero, decidi tu, fai come ti pare. Come se essere con Dio significa essere schiavi e essere senza Dio significa essere liberi. Ma non esiste stupidaggine più grossa che sia mai stata detta, fatta, pensata e concepita. Capite? Gesù conclude dicendo: vedi che significa vivere nel mio volere divino? Essere padrone e servo è chi fa la sua volontà. È tutto il contrario. Se tu fai quello che ti pare, ti ritrovi ad essere tuo malgrado, schiavo di tutta quanta una serie di cose e non sai come uscirne. Io sono un prete, figlioli miei cari, un povero prete, d'accordo? Non è nient'altro che un povero prete. Ma un povero prete che ha incontrato tante persone, ho parlato con tante persone, ho confessato tante persone, tante, da tante parti d'Italia, per grazia di Dio anche. Ho ascoltato persone su persone, ho conosciuto tanti casi, capito? Della gente che non sa come uscirne fuori da tante situazioni, che ritrova un mare di guai e non sa che cosa fare, non sa dove andasse a mettere le mani, e a volte stanno proprio disperati, cioè ti parlano, cercano proprio, come dire, un gancio. La canzone di Claudio Baglioni, un gancio per il cielo, insomma, no? Cioè un qualcuno che li tiri fuori. E alcune, c'è magari gente che ci ha avuto dalla vita no tutto, di più, d'accordo? E si ritrovano nella disperazione più totale. Sono cose molto concrete queste qui. Per esempio, già se una persona partisse questa convinzione interiore, io in Dio troverò la mia libertà, io in Dio divento padrone di tutte le cose, io in Dio non conosco più cosa significa essere schiavo, né servo di niente e di nessuno. Dio non è un concorrente della mia felicità, Dio è un fautore della mia felicità, è un, come dire, è un creatore della mia felicità. Se io glielo lascio, lo lascio operare, lo lascio fare. Questo è un passaggio fondamentalissimo, perché la motivazione, pensiamo anche a quelle povere persone che a me fanno sempre tanta, tanta compassione, ma va veramente nel senso che sto male per loro. Ma quando le persone arrabbiate che ce l'hanno con la Chiesa, con queste cose qui, vomitano fango, veleno, non li vedi, sono incattivite, sono imbestialite, d'accordo? E stanno male, essere incattivite, imbestialite, staranno sempre peggio. Contro chi? Contro l'unica fonte possibile di aiuto. Perché anche se tanti figli della Chiesa, come purtroppo sappiamo, tanti, alcuni figli della Chiesa, non diciamo troppo, danno una controtestimonianza e non beneficiano quasi niente di tutto il tesoro che la Chiesa ha, perché fanno la doppia vita, e se fa la doppia vita pure stando dentro la Chiesa, non è che c'è nessun automatismo, perché dentro la Chiesa bisogna starci bene, non basta starci, d'accordo? Ecco, però l'ancora di salvezza sta all'Istra. Non ci sono altri posti, devo andarla a cercare.
Io questo, anche questo qui lo dico perché non lo dico perché sono un prete, insomma, io ho da giovane, ho fatto le mie ricerche, le mie cose, le mie uscite, le mie ribellioni, d'accordo? Ma non ci stanno altri posti. Devo andare a cercare. C'era un film che diceva quel pezzetto di pace che tutti gli uomini cercano e che quasi nessuno trova. Mi rimase tanto tanto impresso. Si trova nel film L'ultimo samurai. È una delle ultime scene, quando quel generale, che era mezzo, insomma, un uomo vizioso, insomma, che poi viene catturato dai samurai, sta a contatto con loro e trova un mondo di gente disciplinata, con dei valori, insomma, con delle bellezze a lui sconosciute, e a un certo punto, alla fine, era cessata la sua ragione di stare in quel posto, però ci ritorna. A trovare quel pezzetto di pace, dice la voce narrativa, mentre le telecamere, ecco, zoomano sulle ultime scene di lui che torna in questo villaggio, dice, a cercare quel pezzetto di pace che tutti gli uomini cercano, ma che nessuno trova. Immagino proprio quel pezzetto di pace. Ecco. Va bene, leggiamo, stiamo andando parecchio avanti, leggiamo il secondo brano, non faremo in tempo a leggere il terzo, non fa niente. E che è il 28° volume, 24 marzo del 1930, che dice così. Ecco, qui c'è quella bella cosa che vi stavo dicendo prima, insomma. Stavo facendo il giro nel Fiat Divino per seguire tutti gli atti suoi e giunta nell'Eden, ancora questo è un giro da imparare, perché è un giro molto fruttuoso, comprendevo e ammiravo l'atto magnanimo di Dio. Attenzione, e il suo amore esuberante e rigurgitante nella creazione del mondo. Guardate queste immagini, no? Amore esuberante e rigurgitante. Immagine bellissima proprio, no? Anche questi aggettivi tipici di questi scritti, che sono proprio tesi ad esaltare, a cercare di farci nascere un'idea verosimile, per quanto distante, di quanto grande è l'amore di Dio per l'uomo. E rigurgitante nella creazione dell'uomo. Ed il mio sempre amabile Gesù, non potendo contenere le sue fiamme, mi ha detto, non potendo contenere le sue fiamme, le fiamme d'amore, no? Quelle che vediamo rappresentate sulle statue o sui dipinti del Sacro Cuore, che avvolgono appunto il cuore santissimo di Gesù. Riprendo la citazione, Gesù dice: figlia mia, il nostro amore si invaghì tanto nell'atto in cui creammo l'uomo che non facemmo altro che riflettere su di lui, affinché fosse opera degna delle nostre mani creatrici, e come i nostri riflessi. Attenzione a questo termine che ricorre in questo scritto, riflessi, piovevano sopra di lui, così nell'uomo veniva infusa l'intelligenza, la vista, l'udito, la parola, il palpito del cuore, il moto alle mani, il passo ai piedi. Attenzione qui ancora una volta ai termini, perché qui si narra la storia sempre di due innamorati, solo che uno dei termini, come dire, del rapporto è soprannaturale, è divino. Il nostro amore si invaghì. Noi lo siamo tra esseri umani, no? Quando uno si innamora si dice si è invaghito. Il nostro amore si invaghì tanto nell'atto in cui creammo l'uomo, che non facemmo altro che riflettere su di lui. Attenzione, qui per riflettere si capisce meglio dopo. Non è riflettere, cioè pensarci come lo siamo noi, cioè la riflessione, cioè il pensiero, ma è un, più che riflettere, Gesù intende rifrangere, cioè Dio ha fatto fuoriuscire le sue cose più belle per creare, come dire, l'uomo nelle sue singole parti, mi si passa insomma questo termine, l'intelligenza, la vista, l'udito, la parola, il palpito del cuore, il moto alle mani, il passo dei piedi. Si era talmente invaghito che dice,
Spariamo fuori queste cose belle, ecco, per fare queste cose belle in questo essere che noi stiamo vagheggiando, che deve essere la nostra somiglianza. Proseguo la lettura. Il nostro essere divino, ecco la rivelazione nella rivelazione che a me ha tanto colpito quando l'ho letta. Il nostro essere divino è purissimo spirito e perciò non abbiamo sensi. Nell'insieme di tutto il nostro essere divino siamo luce purissima e inaccessibile. Eppure, abbiamo visto prima, questo essere che è luce inaccessibile, abbiamo sentito nel brano di prima, Adamo ci si slanciava nelle sue braccia, lo stringeva a sé. Eppure purissimo spirito. Gesù prosegue la spiegazione. Questa luce, sentiamo, no? Perché questa è una rivelazione nella rivelazione? Perché nel Nuovo Testamento noi troviamo scritto: Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. San Giovanni. Gesù nel Vangelo di San Giovanni stesso, come si definisce tra le tante cose, io sono la luce del mondo. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini, prologo del Vangelo di San Giovanni. La luce, d'accordo? Noi sappiamo anche, avremmo sentito parlare, insomma, che ho avuto esperienze di morte apparenti, no? Quando dicono che sta morte, c'è questo tunnel, e in fondo al tunnel cosa c'è? La luce, la luce, la luce. Quindi questa, sappiamo anche che negli scritti Gesù migliaia di volte, forse si paragona lui e la divina volontà alla luce del sole, al sole. D'accordo? Ora, Gesù specifica, questa luce, quindi questa luce purissima e inaccessibile, che è Dio, il nostro essere divino siamo, dice Gesù, luce purissima e inaccessibile. Questa luce è occhio, è udito, è parola. È opera, è passo. Questa luce fa tutto, guarda tutto, sente tutto, si trova dappertutto. Nessuno può sfuggire all'impero della nostra luce. E spiega. Quindi, mentre creammo l'uomo, fu tanto il nostro amore che la nostra luce, portando i nostri ritorno al termine, riflessi su di lui, il riflesso della luce, quindi in questo senso usa il termine riflesso, lo plasmava e plasmandolo gli portava gli effetti dei riflessi di Dio. Ed è l'immagine e la somiglianza. Tu e io, tu sei un riflesso di Dio. La bellezza intrinseca che ogni uomo ha e ogni donna ha e che deve imparare a riconoscere e a scoprire, che anche noi dobbiamo imparare a riconoscere e a scoprire. Cioè, io dico, tra le tante cose che si imparano, cioè il mondo della Divina Volontà è un mondo meraviglioso. Immaginate, no? Se una persona interiorizza profondamente questo aspetto, cioè in ogni essere umano, c'è un riflesso vero di Dio. Cioè, sappiamo che Dio è un essere di una bellezza infinita, appunto, luce purissima, inaccessibile. Allora, quante sono le sfaccettature, come dire, dell'infinita bellezza di Dio? Sono infinite. Ma quanti esseri umani saranno stati fino adesso sul pianeta Terra e quanti ce ne saranno? Tanti miliardi. Boh. Mo siamo intorno ai 6, boh, 6-7 miliardi attualmente sul pianeta Terra, no? Allora, ciascuno di questi 7 miliardi è un riflesso particolare dell'Altissimo. Perché quell'anima ha delle bellezze, ha dei tratti caratteristici che sono un riflesso di alcuni tratti di ciò che Dio è in se stesso,
non ce l'avrà nessun altro. Cioè il fondamento profondo anche della dignità dell'uomo, il fondamento profondo dell'amore santo che dobbiamo avere verso noi stessi e dell'amore del prossimo è questo. Allora, quando io mi trovo dinanzi ad un'altra persona, pensate le implicanze, no? Quindi sapere che dentro la scorza esteriore, magari molto ferita, anche molto danneggiata, molto malmessa o mal ridotta di quell'umanità, c'è un riflesso particolare e ripetibile di Dio, che devo riconoscere, accogliere e devo anche, come dire, prepararmi a goderne, no? Cioè la bellezza, la fecondità, la cordialità, la qualità, diciamo così, delle relazioni riceverebbe un implemento immenso, a mio avviso, dall'interiorizzazione profonda di queste cose che Gesù ha rivelato. E il fatto che molte volte purtroppo vediamo la bellezza dell'essere umano quasi ridotta all'impercettibilità, d'accordo? Deve farci, come del resto fa Gesù, piangere di dolore e pensare, guarda la volontà umana come può far ridurre una bellezza uscita dalle mani di Dio. Perché questa è la grossa tragedia. Io, per esempio, so e credo che esiste il diavolo e che è cattivissimo e che è irreversibilmente cattivissimo. Ma adesso faccio proprio una confessione. Io non riesco a capacitarmi come possa esistere un essere così, come possa essere diventato così. Attenzione che ci credo. E dico sempre di stare molto alla larga, purtroppo, però qua, proviamo un attimo a pensarci, ma come fa un essere a corrompersi in questo modo? L'orrore anche della malvagità che si vede. Pensiamo quando qualche essere umano, non so, diventa malvagio, cattivo, fa il male, proprio il male male. È una cosa proprio brutta. Le persone, insomma, che non sono totalmente corrotte, stanno male perché dicono, ma possiamo ridurci così? Purtroppo sì, possiamo ridurci così. Cioè, la realtà ce lo attesta nella sua drammaticità. Ma pensiamo alla sofferenza, tra virgolette, neanche troppe virgolette, che prova Dio, che ci conosce, che ci vede nella nostra identità profonda e quindi che sa quanto saremo belli, che si deve vedere massacrata, distrutta, addirittura storpiata, mostruosizzata, ecco, adesso con un neologismo assolutamente infelice, dalla nostra folle volontà umana. Proseguo la lettura. Andiamo verso la fine di questo secondo brano e anche di questa puntata. No? Dice, vedi dunque, figlia mia, con quanto amore fu creato l'uomo fino a sciogliersi il nostro essere divino e riflessi su di lui, per comunicargli la nostra immagine e somiglianza. Si poteva dare amore più grande? E ecco la tragedia. Eppure si serve dei nostri riflessi per offenderci. Pensiamo per esempio a una persona che sia proprio esteticamente bella, d'accordo? Ci sono delle persone che sono proprio belle esteriormente e quindi sono attraenti. La persona che usa un riflesso di Dio, perché la bellezza esteriore è un riflesso di Dio, questo evidentemente penso che nessuno ne possa dubitare, no? Anche quella estetica, perché Dio è bellissimo in sé, cioè Dio è la bellezza stessa. Cioè Gesù e la Madonna, io spero che tutti quanti siamo convinti che erano bellissimi. Cioè
di Gesù, il Salmo 45 dice: tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. È una profezia, insomma, no? Cioè, l'uomo più bello dell'universo che c'è, ci fu e ci sarà è Gesù Cristo. Questo non è proprio, non ci stanno dubbi, eh? Bello significa che c'è tutta quanta la perfezione anche esteriore della bellezza maschile, eh? E la stessa cosa vale per la Madonna. E spero che nessuno si scandalizzi, insomma, eh? Su questo non c'è assolutamente nessun dubbio. Allora, però pensiamo a, per questo riflesso, che non sono i riflessi più grossi dell'Altissimo, perché i riflessi più grossi si vedono nella bellezza interiore, noi abbiamo l'intelligenza o altre cose. Cosa fa l'uomo? Dei nostri riflessi, che sono traboccati su di lui in un eccesso di amore, che si riversa nell'atto creativo di Dio, cosa fa? Si serve dei nostri riflessi per offenderci. Mentre si doveva servire dei nostri riflessi per venire a noi, e quei riflessi dati da noi dirci: chi gliel'ha detto questo al nostro Signore? Come mi ha creato bello il tuo amore? Questo dobbiamo imparare a dirglielo all'Altissimo. Tu e io dobbiamo imparare a conoscere, riconoscere la nostra intrinseca bellezza. E andare al Signore e dirgli: ma quanto è stato buono con me, ma come mi hai fatto bello. Sì, è vero che io tante volte mi vedo bruttarello in tante situazioni, dico, però so bello perché tu mi hai creato bellissimo. Ed io per contraccambio ti amo, ti amerò sempre e voglio vivere nella luce della tua divina volontà. Attenzione, eh? Attenzione, qui c'è scritto una cosa tra le righe, cioè tu non riamerai il Signore se non avrai conosciuto quanto Lui ti ha amato. Ecco perché nel Nuovo Testamento c'è scritto: noi amiamo Dio perché Lui ci ha amato per primo. Ma tu questa cosa la devi vivere, la devi conoscere. Cioè, l'amore di Dio non può essere una chiacchiera o uno slogan, capito? Che si sente dire: Dio ti ama, Dio ti ama, Dio ti ama, Dio ti ama. Tutti dici: sì, ho capito, ma tanto io non lo vedo da nessuna parte. Deve essere un qualche cosa con cui la tua persona si familiarizza, ci entra in contatto, lo vede. Lo parla, lo vede, lo vive, ne fa esperienze. Ecco, speriamo che questo ci porti, per grazia di Dio, il cammino nella divina volontà. Appuntamento la prossima settimana per chi lo desidera. La mia benedizione su tutti. Buonanotte a tutti. Dio vi benedica. Ave Maria.